Grazie. Buonasera. 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 Tocca a te. Veramente a te. Cominciamo bene. Sono un popolo nemico, le donne, come i tedeschi. Cesare Pavese, scrittore italiano, 1946. Più conosco gli uomini, più amo i cani. Madame de Sévigné, scrittrice francese, 1650. Complimenti. Non è mia, è della Madame. Le donne per me sono come gli elefanti. Mi piace guardarli, ma non ne vorrei mai uno tutto mio. William Clodfields, attore statunitense, 1920. Pensa, 1920. Le donne sanno bene che gli uomini non sono così stupidi come sembra. Certo. Lo sono molto di più. Paul Jean Toulet, poeta francese, 1920. Non l'ho capita. Vabbè. Dicono che il cervello delle donne è più piccolo di quello degli uomini. Oh, io non sapevo neanche ce l'avessero. Corrado Nuzzo, fino umorista pugliese, scritta l'altro ieri. Grazie. Vabbè. Grazie. Senza parole. Hanno apprezzato. Sì, sì. Gli uomini più invecchiano, più diventano affascinanti. Ma è da Salma che raggiungono il massimo. Maria Di Biase, sagace pensatrice molisana. Grazie. Ci sono più donne in sala. Te lo dico. Bravi, bravi, bravi. La storia del pensiero dimostra che uomini e donne sono tanto, tanto diversi. È vero. Negli ultimi anni, per raggiungere una posizione politically correct, si è cercato di dimostrare che tra i due sessi ci sono solo piccole differenze di personalità. Ma non è così. Non è così. Non è così. Non è così, non è così, signora. Lo sto dicendo io. Scusa. Io sono d'accordo con Quentin Crisp, scrittore e attore britannico. Questo è uno scrittore? Sì, sì. Grande icona gay degli anni 70 che nel 1984 affermava: la guerra tra i sessi esiste ed è l'unica in cui i nemici dormono regolarmente insieme. E nel mio caso aggiungerei il nemico russa pure. Non aggiungere di tuo, leggi quello che c'è scritto. Nulla è cambiato da quando Nancy Astor, prima donna ad assurgere alla carica di deputato nel Regno Unito, disse a Winston Churchill: mm-hmm. Winston, se fossi mio marito, ti metterei il veleno nel caffè. E Churchill tranquillamente rispose: Nancy, se tu fossi mia moglie, lo berrei. Vabbè. Questa nostra tesi sulla diversità è avvalorata anche da un recente studio fatto dallo psicologo Marco Del Giudice dell'Università di Torino. Questo è lo psicologo? Mm-hmm. Sembra il paziente, sinceramente. Vabbè, che ha pubblicato la sua ricerca su una rivista importante, Public Library of Science. Dove? Su The Public Library of Public, Science. Public? Library of Science. Su una rivista, su una rivista scrive. E conferma proprio questo, che lo scarto tra i sessi esiste come? Siamo diversi, anatomicamente e psicologicamente. Quindi, signori, c'è un fondo di verità quando un uomo pensa che le donne sono tutte perfide, artificiose, vanitose, curiose e irascibili. Certo, come quando una donna pensa che gli uomini sono tutti mentitori. Certo. Bugiardi, ingannatori, fraudolenti e falsi. Certo, vabbè. Ciarlieri, ipocriti, orgogliosi, vili, sì, spregevoli, sciocchi, lenti a capire, deficienti, ebeti. Ho capito, stolti, benissimo. Fessi. Abbiamo capito. Ho un altro foglio. Ignobili, disprezzabili, ma va bene, stupidi, ottusi. Insomma, aveva ragione Samuel Butler, scrittore inglese del periodo vittoriano, quando diceva: i briganti ti chiedono la borsa o la vita, le donne le vogliono tutte e due. Ciò che hanno scoperto è che i profili di personalità tipici dei maschi e delle femmine si sovrappongono solo per il 10-20% al massimo. È importante, ci assomigliamo solo per il 10-20%. Ci assomigliamo, sì, noi solo per il 10-20%. Lo sto dicendo io. Devo stare sempre zitto io. Quindi c'è una notevole differenza tra di noi e vediamo le cose in modo completamente diverso. Basta guardare i proverbi del passato per capirlo.
Nella storia di solito a un proverbio con retropensiero maschile ne è sempre seguito uno con retropensiero femminile. Uguale ma contrario. Fai un esempio. Facciamo un esempio. Allora, se l'uomo dice per esempio paese che vai, usanze che trovi. La donna risponde tutto il mondo è paese. Al contrario. L'uomo dice l'unione fa la forza. Chi fa da sé fa per tre. L'uomo dice chi non risica non rosica. Chi sa contenta gode. Chi dice ma pace non ha. Chi ma non dice non è felice. Pane e noci mangiar da sposi. Noci e pane mangiar da cane. Chi dice donna dice danno. A voglia metto rum. Custrunz nad vend babà. Ma cosa c'entra? La saggezza popolare. No, non c'è, questo non c'entra. C'entra. Non c'entra. Guarda le donne in sala. C'entra. Non c'entra. Aveva ragione Erika Jong. Quando nel suo primo romanzo, Paura di volare, 1973, scriveva Uomini e donne, donne e uomini, non funzionerà mai. Buio. Buio. Stinky Production è lieta di presentare il primo atto della pièce teatrale dal titolo Tua sorella, con Maria, la bella ereditiera capricciosa, e Corrado, giovane rampollo di una nobile famiglia decaduta. Riuscirà il giovane rampollo a conquistare la bella ereditiera? Signori e signore, buona visione. Non sono riuscito a conquistare il cuore della bellissima ereditiera. Oramai con lei mi è difficile anche parlare normalmente. L'altro giorno l'ho detto, ma noi abbiamo dei punti in comune. Lei mi ha risposto. Giuro, sono rimasto con la faccia come la tua. Solo che a me dopo un po' mi è passata. Ma oggi, le dirò semplicemente, io ti amo. Fallo te se sei capace. Eccola che arriva, con la sua plumbe figura esile e filiforme. Vabbè, quando uno è innamorato vede che cazzo vuole. Oh! È bellissima, non si può guardare. Davanti a lei, ve lo confesso, mi sento fragile. Davanti a lei mi sento come una canna al vento. Difficile da rollare, impossibile da accendere. Abbiamo capito chi fuma. Ma oggi le dirò semplicemente, io ti amo. Ehi! Io ti... Ehi, hai visto le stelle? Sono solo due. Non è un buon albergo. È più una pensione. L'ora è tarda. Hanno spento anche l'insegna. Ma è accesa. No, è spenta. È accesa. È spenta. È accesa. È spenta. È intermittente. A guardare bene le cose, c'è sempre da imparare. Ecco perché si chiama insegna. Hai sentito? Cosa? La tua dirimpettaia l'altra sera ha avuto quattro maschi. Un parto quadrigemino? No, un'orgia. Ma infatti... Infatti l'ho vista Serena. Ma non parlavo di Serena. Parlavo di Giulia, la tua dirimpettaia. Sì, dico, l'ho vista Serena. Ma non parlavo di Serena. Parlavo di Giulia, la tua dirimpettaia. E io ho detto l'ho vista Serena. Ma non parlavo di Serena. Parlavo di Giulia, la tua dirimpettaia. Starai scherzando, spero. Stavo scherzando, parlavo di Serena. Cribbio, che scherzo, me l'ha fatta la grande. Ehi! Che
c'è? Hai visto quella pianta? Si è accasciata al suolo di colpo. Che strano. Sembrerebbe un cactus. Si direbbe più un ictus, proprio caduta di colpo. E anche quell'albero, come si chiama quell'albero? Quale? Quale? Quelli che fumano l'hanno apprezzata. Non avevo mai visto un albero di quale. Da ragazza, ho fatto l'amore per la prima volta proprio sotto quell'albero. E con un piccolo taglierino ho inciso una dedica sulla corteccia. Che tenera, cosa avevi scritto? Grazie a tutti, ragazzi. Ragazzi! Eh sì, a quell'età si fanno tanti sbagli. Mi ricordo che andai con il primo venuto. Ah, vabbè. Poi subito il secondo è venuto, il terzo è venuto, il quarto è venuto, il quinto è venuto. Starei scherzando! Stavo scherzando, il quinto non si è presentato proprio. Me l'ha rifatta alla grande. Hai visto il mio appartamento? L'ho appena finito di arredare, ti piace? Posso essere sincero? Sì. Posso? Non ti offendi? Ho guardato per oltre 20 minuti quel quadro nell'ingresso. È veramente orrendo. Quello è uno specchio. Io invece ho passato l'estate a rifarmi la mansarda, salendo su un'esile impalcatura a 20 metri d'altezza. Accidenti, e non te la sei fatta sotto? Da noi la mansarda si usa a farla sopra, nel sottotetto l'ho fatta. Te la sei fatta sotto? Sotto ho fatto la cantina. Ho fatto cantina sotto e mansarda sopra. Siamo tradizionalisti noi. Ma mi hanno bloccato anche i lavori. Ho scritto una lettera al mio avvocato che dice: gentile studio Rossi e C. Salute. Lo dico, gentile studio Rossi e C. Salute. E ci sta per company. Allora salute a tutti. Quando c'è l'educazione. Hai visto quel cane? Che strano. Di che razza sarà? Quello là? Di che razza sarà? Beh, bastardo, bastardo forte. Beh, dai pochi peli che in testa girati di lato. Si direbbe un cane da riporto. Io amo molto gli animali. Pensa che ho appena finito di addestrare due cani poliziotto, due husky. E come si chiamano? Staschi husky. Io invece a casa un bastardo. È un incrocio. No, pisce in salotto! Sei il solito testa di minchia. Che confonde la realtà con la fantasia, innescando quel processo involutivo che non lo porterà mai a diventare un vero uomo. Cosa hai detto, scusa? Un vero uomo. No, questo, prima hai detto... Che non lo porterà mai. No, prima, hai detto una cosa prima. Quel processo involutivo. Prima. Innescando. Prima. La realtà con la fantasia. No, prima, mi interessa. Che confonde. Prima. Sei il solito. Dopo. Testa di minchia. Stare scherzando. ma pure io. Non stavo scherzando. Ma perché? Perché mi tratti così proprio oggi? Oggi che tua sorella mi ha lasciato! Anche la tua mi ha lasciato! Oggi! Tu stavi con mia sorella! E beh, non sapevo che tu e mia sorella foste disprezzanti della combinazione cromosomica XY, preferendo adesso la combinazione cromosomica XX. Cioè? Non sono stato chiaro? Dico, non sapevo che tu e mia sorella foste disprezzanti della combinazione cromosomica XY, preferendo ad essere la combinazione cromosomica XX. Cioè? Lesbiche, non sapevo foste lesbiche. Non lo posso accettare. Lo devi accettare. Io sono fatto all'antica. Ma dico io, anche il materiale elettrico per funzionare ha bisogno di una presa maschio e una presa femmina. Voi come fate? Con la prolunga. Insieme. Anche io e tua sorella abbiamo passato bei momenti insieme. Anzi, ridagli quest'anello, era il suo. Tu ridalle questa. Fateglielo. È durata poco. Dopo 3 giorni va male. Intendevo la storia. Pensavo la zucchina.
Non posso stare senza. Tienila pure. Intendevo tua sorella. Pensavo la zucchi. Ascoltami. Metti giù quell'arma. Quale arma? Quella pistola verde. Hai mai visto una pistola verde? Sì, ma mai a forma di zucchini. Ci sei cascata. Pronto? Cosa ridi, mia sorella, per te? Ci sei cascata. Ascolta. Oh, metti giù quell'arma, non puoi spararmi, ti sentiranno fino giù in paese. Ho il silenziatore. Anch'io. Oh, merda. Ehi, non si parla con la bocca piena. Dimmi tutto su tua sorella. Non posso parlare. Ho la bocca piena. Non mi freghi, sputa il rospo. Non è il rospo. È la zucchina. Come? Non è il rospo. È la zucchina. Ti sei incastrata, eh? Ma perché? Perché continuo a perdere tempo con te e tua sorella? Ma sai quante donne ho avuto io? Davvero? Davvero. L'ultima a letto continua a urlare. Sì, ancora, ancora, non ti fermare, ancora! Urlava durante l'orgasmo. No, dopo, mentre la pagavo. Però diceva, sì, ancora, non ti... Ma basta, ma non lo vedi che soffro? Da poco è venuta a mancare mia nonna. E io non riesco a dimenticare le sue ultime parole. E quali sono state? Non seppellitemi, sono ancora viva! Cosa avrà voluto dire? Il seguito nelle prossime puntate.